Ma l'avete visto Super Sex? La serie basata sull'omonima storia del pornostar Rocco Siffredi è uscita su Netflix e ha creato moltissimo scalpore, anche perché tanti si chiedono se quelle scene un po' troppo spinte siano vere oppure no. Ed oggi sono qua un po' a parlarvene. Sia chiaro che quando dovrò intraprendere un discorso un po' troppo spinto utilizzerò il termine TikTok, come faccio di solito. Ciao, sono Captain Nerd, bentornati su Chuck e Azione. Dunque, sicuramente la serie riesce a tirar fuori tante cose che noi non conoscevamo del nostro Rocco Siffredi, tante ramificazioni dei suoi pensieri, dei suoi ideali, delle sue sofferenze, delle sue gioie, come anche quello che pensa, quello il fardello che riesce a tenere, capito? Perché sostanzialmente essere Rocco Siffredi non è molto facile. Fossi un VIP, tu fossi un attore, saresti molto meno pressato. Quindi tante cose dal suo punto di vista noi non le potremo mai capire. Partendo dal presupposto che non si diventa qualcuno così dal nulla, c'è sempre una sorta di percorso di vita, un'escalation, in questo caso la sua sofferenza del passato, la perdita del fratello, il dolore della madre e anche i bulli che lo hanno praticamente deriso per gran parte della sua vita. Una vita molto povera, trascorsa nelle case popolari ad Ortona, e quindi la sua escalation è anche frutto di tutta la sua esperienza di vita. E sicuramente il nostro Alessandro Borghi la ripercuote molto bene nella serie. Ora, dirvi che è stato un Rocco perfetto sono praticamente dei paroloni, però comunque ce l'ha messa tutta e devo ammettere che non è veramente niente male. Una cosa che ci viene da pensare è come abbia fatto a entrare così bene nel ruolo senza lasciar capire agli altri attori o attrici magari altre cose della serie. Te fai delle scene con troppi TikTok e magari quella persona con cui fai quella scena potrebbe pensare: ma forse gli piaccio davvero, forse no. A volte cercare di creare un dialogo anche fuori dal set con quell'attore o attrice fa in modo anche che sul set si chiariscano determinati malintesi, come anche in questo caso, visto che le scene che dovevano affrontare non erano delle semplici scene, ma erano qualcosina in più. Ma ora passiamo la parola al nostro Alessandro Borghi, così vi spiegherà molto bene la sua esperienza e anche il fatto se durante i TikTok presenti nella serie ha utilizzato delle protesi o meno. Io non ho usato nessun tipo di protesi, ma perché io sono talmente tanto a posto col mio corpo, nel senso è diventato a posto non essere a posto. È come dire, ho imparato che a volte mi piaccio di meno, a volte di più, però è così. Poi figurati col mio lavoro, ogni tanto mi chiedono di ingrassare 10 kg, tanto di perderne 20, è diventato quasi un gioco ormai. E quindi a volte va meglio, a volte va peggio, ma a prescindere da quello ho detto, vabbè sì certo, magari ci sarà il rischio di, che cosa, come si dice, un confronto tra Rocco, dico, ma noi non dobbiamo fare né un film porno né una serie porno, non sarà quello il fulcro del nostro racconto, tanto che a mio avviso una delle più grandi invenzioni da un punto di vista di scrittura della serie, per chi vedrà poi la serie capirà meglio cosa sto dicendo, è che questo membro è inventato quasi, diventa frutto di un rapporto di fratellanza, di un bisogno di protezione. Quindi prende una valenza diversa e io non ho avuto mai problemi, insomma poi anche nelle cose che ho fatto prima mi hanno detto ma tu li fai full frontal, dico ragazzi se bisogna farlo perché c'è una, come dire, una motivazione volentieri. Che dire, la sicurezza di quest'uomo è qualcosa di fenomenale, qualcosa di assurdo, dato che tantissimi altri attori avrebbero trovato delle difficoltà ad affrontare determinate cose sul set. Lui ce l'ha fatta e per questo è un grande. Dunque, ragazzi, io spero di aver risolto tanti enigmi e aver risposto a tante domande con questo video. E spero che vi sia piaciuto e vorrei chiedervi di seguirci su Instagram e Facebook se siete interessati e di iscrivervi anche al nostro canale su YouTube, cliccando anche sulla campanella che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto, noi ci vedremo presto in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!